Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochirin in questo nuovissimo episodio su Omori. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 40 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi, è proprio soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno dopo che purtroppo la volta scorsa ci siamo ritrovati di fronte ad una situazione che io personalmente ragazzi non mi sarei aspettata, perché a quanto pare Omori e gli altri ragazzi erano tanto amici quando erano piccoli, però col passare degli anni sembrerebbe che la loro amicizia si sia persa. Più che altro ragazzi sono rimasta veramente male dal fatto che Aubrey a quanto pare sia diventata una specie di bulletta comunque, cioè sia a capo di una sorta di piccola gang insomma che va in giro a creare problemi, a dare fastidio agli altri. A quanto pare ha anche rubato, sottratto a Basil il suo album delle fotografie. Quindi il nostro attuale obiettivo è proprio quello di cercare di recuperare questo album, glielo abbiamo promesso a Basil. E quindi eccoci, l'ultima volta ci eravamo lasciati qui e mi sembra di aver capito che possiamo provare ragazzi a tornare alla piazza. Probabilmente è qui che troveremo una persona nello specifico, forse più di una persona nello specifico. E quindi gli ho detto: non chiamarmi solo dissidente, io sono il dissidente. Oh, il dissidente, sei così divertente. Che storia incredibile, il dissidente. Non spingete, ragazze, basta, avanzo per tutte le vostre attenzioni. Stavamo cercando lui. Michael, cosa stai facendo? Ah! Proprio tu, Kel, la mia nemesi. Sei finalmente pronto ad ammettere la sconfitta? Non ho tempo per questo, Michael. Stiamo cercando Aubrey, sai dove si trova? Smettila di chiamarmi così, ho abbandonato quel nome tanto tempo fa. Michael, sai o no dove si trova? Usi ancora il mio nome che ho ripudiato. Come osi farti gioco di me? Farti gioco? Prenderti gioco di me semmai. Io il dissidente non tollererò tutto questo. Preparati ad affrontare la tua fine. Guardate bene, belle, manderò al tappeto questo perdente. Ti prego, Michael, non ficcarti nei guai da solo. Te lo chiedo un'altra volta. Fatti avanti, pappa molle, non comportarti da codardo. Ah, quindi ci tocca farlo davvero? E va bene, forza Robin, diamogli una lezione. E niente, ci tocca gonfiare anche questo tizio che è già abbastanza gonfio di suo. Ok, il povero sciocco, non puoi nulla contro di me, il dissidente. Non puoi nulla, vedremo. Intanto proviamo ad attaccare come se non ci fosse un domani, anche se effettivamente ragazzi Kel è in uno stato di salute un pochettino precario, direi. E che non ho manco, come sa ragazzi, oggetti da poter utilizzare attualmente. Non ho snack, non ho nulla. Ok, ho un kit medico, ragazzi, direi di usarlo a sto punto perché comunque ci serve essere a pieno. Quindi adesso diamo giù di attacco, ragazzi. Ok, Kel si è pure incacchiato. Fantastico, però ho colpito a vuoto. Quindi avanti tutta sempre. Niente male, ma lo scontro è solo all'inizio. Vedremo, vedremo. Spero che non duri troppo, ragazzi. Oddio, non sembrerebbe essere troppo drammatica la situazione. L'unico punto è che Kel continua ad avere la salute che si abbassa. Sei degno di essere il mio rivale. Ma è bene che tu lo sappia, mentre tu perdevi tempo con gli sport, io ho perfezionato le mie tecniche in vista di questo momento. Non raggiungerai mai il mio livello, è la tua fine, Kel. Va bene, tante belle chiacchiere, però questo intanto continua ad accopparci ragazzi. Tutto qui quello che sai fare, ho usato solo il 10% della mia forza, ammira la mia forma finale. Che intendi per forma finale? Scommetto che ti stai pentendo della tua decisione, non hai mai avuto speranze contro uno come me, non sei altro che un perdente. Ma quanto chiacchiera sto stronzo? Kel molto presto mi sa che ci abbandonerà ragazzi, ed è l'unico che fa parecchi danni. È solo questione di tempo prima che tu esaurisca le forze, la mia vittoria è vicina. Dai su, non gli rimane tanto, ma Kel è vicino alla sconfitta ragazzi, e la cosa non è assolutamente positiva. Lo ammetto, sono colpito, ma sei distante anni luce dal potermi battere. Ah no, è impossibile, improbabile, assolutamente inconcepibile. E dai su. Dimmi che l'ha colpito, dovremmo esserci ragazzi. Ok, Anfarg, no, non può finire così. Invece può. Pezzo di sterco, può e come. No, non posso farmi sconfiggere.
Abitanti della Terra. Che? È arrivato Goku, donatemi la vostra forza. Ma che stiamo facendo sul serio? Ma che problema ha questo tizio? Che perdente. $10 non valgono tutto questo, andiamocene. Ragazze, vi prego, tornate indietro. Ho altri soldi. Ah, le paga per stare insieme a lui. Bella roba, complimenti. Oh. Ah, c'ho pure una parrucca. Bello, davvero bellissimo. Michael, non c'è nessuno che risponde a quel nome qui. Ti prego, non ti chiederò mai più nulla per tutta la vita. Dimmi solo dove trovare Aubrey e andrò via. E va bene, si dia il caso che io sappia dov'è e te lo dirò. Ha una condizione. Devi chiamarmi col mio vero nome, il dissidente. Basta, non importa. Andiamo a cercare Kim, lei saprà di sicuro dov'è Aubrey. Lei e Vance adorano i dolci, quindi credo che li troveremo nei paraggi delle caramelle. Ah, quindi c'è tutto sto bordello e alla fine non ce lo facciamo manco dire. Ma siamo seri, ragazzi? Nei pressi delle caramelle. A few moments later. Ok, proviamo ad entrare nel supermercato, ragazzi. Qua devono esserci per forza delle caramelle, immagino. E ci sono anche gli... Dai, non ci posso credere. I cartelli che ci portano le caramelle. Ammappete! Questo sì che è un reparto di dolciumi, porca miseria. Se conosco Kim e Vance, saranno da queste parti. E dovrebbero essere questi due, no? Oh, eccola lì. Presto, Vance, ficchiamoci tutto in tasca e smammiamo prima che ci vedano. Ehi, Kim, hai visto Aubrey per caso? Oh no, è quel perdente di Kel. Presto, Vance, scappiamo. Ma come scappiamo? Ehi, fermatevi un momento, non mi sembra che abbiate pagato. Togliti dai piedi, perdente, dimentica di avermi vista. Ehi, calmati, non sono qui per fare la spia, stiamo solo cercando Aubrey. Se dove si trova? Aubrey? Non ne ho proprio idea, e anche se lo sapessi non lo direi di certo a te. Wow, tutti molto amichevoli, eh? Ne ho avuto abbastanza per oggi, facciamo un patto, Kim. Tu mi dici dove si trova Aubrey e io non dico a nessuno del tuo furto di caramelle. Hai detto che non eri qui per fare la spia. E non ho intenzione di farlo se mi direi dove è Aubrey. Ancora voi due, pensavo di avervi detto di non farvi vedere più qui. Facciamo, su, facciamo un sorrisino. Aspetta, ho letto bene, facciamo un sorrisino. Restituite le caramelle, non fatemi chiamare la polizia, ragazzi. Su, facciamo un sorrisino, avevo letto proprio bene. Ci ha beccati. E va bene, ecco le tue caramelle. Oh, che palle, ma qualcuno ci può dire dove minchia è Aubrey? Dai, Vance, andiamo via da questo buco. Pure, fanno pure gli offesi. Ah, vi sta bene. Un momento, e adesso come troviamo Aubrey? Kel, sveglia, mannaggia. Forza Robin, seguiamoli. Ho capito, ma possiamo mangiare qualcosa per recuperare un po' di salute? Perché Kel sta tipo in mano a Cristo, ragazzi. No, non penso che possiamo mangiarne. Magari le possiamo comprare. Mi sembra assurdo, ragazzi. Cioè, non abbiamo un modo per curarci, com'è possibile? Un attimo, Robin, forse ho un'idea. Scusa l'attesa, ora raggiungiamo Kim e Vance. Non ho capito. Cioè, sembrava il suono di una cassa. Cioè, fammi capire, il regalo a Hiro l'ho dovuto pagare io perché non c'avevi il portafogli. Ma qua compri roba. È tutto molto strano, ragazzi, lasciatemelo dire. Da che parte saranno andate adesso i due geni? Eccoli qua. Mi spiace, Vance, niente caramelle oggi. No, non è possibile. Non so per quanto ancora potrò resistere. Di questo passo moriremo. Oh, andiamo a casa, dai. O faremo tardi per cena. Aspetta, Kim, ho qualcosa per te. Gli ha comprate le caramelle. Ma allora ce li aveva o non ce li aveva i soldi? Ancora tu, Kel, questo è bullismo, cosa vuoi? Dici dove è Aubrey e ti darò un'intera sacca di caramelle. Davvero una sacca intera? No, cioè, voglio dire, non puoi corromperci con delle caramelle. Per chi ci hai preso? Aspetta, Kim, non mangiamo caramelle da una settimana e ci piove dal cielo una sacca intera.
senza nemmeno dover spendere soldi. Puoi almeno chiedergli se ci sono anche delle toffee? Pianta, l'avanza, dobbiamo resistere. Quando andremo a casa di papà potremo avere tutte le caramelle che vogliamo. Va bene, lo faccio per te, Kim. Kim, Vance, avanti, che volete fare? Ah, figurati se accettiamo caramelle da perdenti come voi. Ma dai, davvero, ero sicuro che avrebbe funzionato. Che perdita di tempo, andiamocene. Oh, ma non c'è modo di sapere, porca loca, dove minchia è Aubrey. Aspetta. Ti prego, Kim, sei la sola che può aiutarci. Accetta questa sacca di caramelle. Ci sono anche le toffee. Hai detto toffee? Capisco. Questo cambia tutto. E va bene, ci tieni davvero tanto a saperlo, eh? Risolviamo la cosa a pugni. Se vincete voi, vi dirò dove è Aubrey. Se vinciamo noi, ci darete la sacca di toffee e non ci rivolgerete mai più la parola. Un momento, non serve combattere. Ditemi dov'è e la sacca è tutta vostra. E invece io ho voglia di combattere. Forza, fatevi avanti, è il momento di fare a botte. Cavolacci, regà, ma perché avete tutti tanta voglia di fare a botte? Ma infatti. E va bene, non abbiamo scelta. Forza, Robin, sai cosa fare? Ma sono in mano a Cristo, ragazzi. Non ho salute. Ma sono nella cacca pupù, ragazzi. Come faccio? Dai. Non penso che ce la farò, ragazzi, eh. Alziamo un pochettino l'attacco a Robin, ma... Cioè, Kel è già fuori uso, ragazzi. Ma come cazzo dovrei fare? Scusate. Ma è follia pura. Pure... Regà, ma la vedo malissimo, malissimo, malissimissimo. Niente. Non avete mai avuto speranze, quindi ecco, possiamo avere quelle toffe adesso? È andata. Spero mi insegni a farvi gli affari vostri. Niente, abbiamo perso, ragazzi. Dai, Kim, dobbiamo tornare a casa. È così ora di cena, la mamma si arrabbierà un sacco se tardiamo. Vero, vediamo di smammare. Aspetta, non andare, ti prego, Kim. So che sai dove si trova Aubrey. Lei ha sottratto a Basil qualcosa di importante. Lo so che siete molto amiche, però devi ammettere che a volte Aubrey esagera. Ti prego, vogliamo solo aiutare un amico. Aubrey è in chiesa. Quella a due passi da casa sua. Eh? Aubrey è in chiesa. Ehi, non guardare me, sei tu che volevi saperlo. E se ti chiedi chi te lo ha detto, non sono stata io. Dille che è stato, non so, Michael. Dai, Kim, dobbiamo correre. Lo sai come la mamma quando facciamo tardi. Va bene, ho capito, andiamo. Ci vediamo, perdenti puzzoni. Ma ve puzzeranno a voi i piedi. Bastardi che non siete altro. Quindi era, insomma, possibile perdere, ok. Accidenti, hanno preso la sacca di caramelle mentre non guardavo, ladruncoli zucchero dipendenti. Non importa, finalmente sappiamo dove è Aubrey, o almeno spero. Non riesco a immaginare Aubrey in chiesa. Ci crederò quando l'avrò vista coi miei occhi. Cioè, Aubrey in chiesa, ragazzi, ma di che stiamo parlando? Cioè, e tra l'altro mi continuo a dire, è possibile che non abbiamo un modo per curarci? Cioè, questo può essere un grosso problema, ragazzi, eh? Io intanto salvo il succo di mela per $2, magari ci serve a qualcosa, ragazzi, vediamo. Niente, ho speso $2 a Katsum de cane, ragazzi, perché non mi ha ripristinato proprio una cippa. Vabbè, allora, parlava di chiesa. Non ho la minima idea di come trovare la chiesa, però andando così è intuito. Allora, di qua non possiamo andare, quindi proviamo a scendere. Da che parte sarà, scusate? Proviamo di qua. Ok, dovremmo esserci. Chi sono queste persone? Andiamo un po', seguiamole. Ok, ecco la chiesa, ragazzi. Alla fine ce l'ho fatta. Eccoci qui, proprio nell'ultimo posto in cui l'avrei cercata. Essere onesti, ho dei dubbi. Mi puzza di trappola. Aprirò un poco la porta per dare un'occhiata. Sembra tutto in ordine. Penso che siano nel mezzo di un sermone. Oh, eccola lì, sulla destra. Sta lì, seduta, come se niente fosse. È stranissimo. Se non mi sentirei a mio agio interromperli, forse è meglio aspettare tipo la fine del sermone. Aspettiamo allora. Ma possiamo fare qualcosa nel frattempo? La vecchia bicicletta blu di Aubrey, quindi è proprio qui, ragazzi. È pazzesco, eh? Chi l'avrebbe mai detto? E quindi quanto tempo devo aspettare, scusate, eh? Vabbè, entriamo in chiesa comunque. Dove è
finito Kel, eccolo qua. Wow, non pensavo che saresti entrato così disinvolto, Robin. Beh, non possiamo più tornare indietro. Bene, in silenzio però. Ok, andiamo piano piano. Ecco qua, Aubrey. Eccola lì, sulla destra. Sediamoci sulla panca dietro di lei. Non so come faccio a sedermi, scusatemi, perché... Ok, ci siamo. Aubrey, psst, Aubrey. Ma cosa... Che accidenti ci fate voi qui? Vogliamo che tu restituisca l'album di foto a Basil. Ancora con questa storia, non sono affari vostri. Davvero, non sono affari nostri. Eravamo tutti grandi amici e ora mi dici che non sarebbero affari miei. Esatto, Kel. Proprio così. Noi eravamo amici. Mari sarebbe davvero triste se ti sentisse parlare così. Ah, davvero? Vuoi tirare in mezzo Mari? Che importa cosa ne penserebbe Mari? Lei è morta. Ma insomma, Aubrey, che ti è preso? Ho capito che adesso hai dei nuovi amici, ma non puoi dimenticare così quelli vecchi. I miei vecchi amici, dici? I miei vecchi amici mi hanno abbandonata nel momento del bisogno. Quindi è di questo che si tratta. Quando Mari è venuta a mancare... Abbiamo avuto tutti i nostri problemi. Eravamo bambini. Non è stato facile. Tu la fai tanto semplice. Sei sempre stato un sempliciotto, Kel. Ah, sarei un sempliciotto? Beh, meglio che essere una bulla come te. Come hai potuto fare questo a Basil? Sai quanto quell'album di foto significhi per lui? Non solo per lui. Non è una buona ragione per rubarlo. È questo che ti ha detto Basil? Guarda che lo sto custodendo al sicuro. Che cosa stai dicendo? Quell'album di foto è di Basil e non andrò via finché non lo restituirai. Sei davvero ostinato. Quando Mari è morta, tu ti sei ripreso subito. Sai perché vengo qui ogni settimana? Dopo tutto questo tempo... Sto ancora cercando la pace. Ma sembra che non la troverò oggi. Sono 4 anni che non parliamo, Kel. Sono cambiate tante cose nel mentre. Tu e Robin pensate di poter tornare all'improvviso nella mia vita per dirmi cosa fare. Ma non scherziamo. Sarai cambiata nell'aspetto e nel comportamento, Aubrey. Ma resti sempre la stessa persona. L'Aubrey che conosci è sparita da tempo. E quella che era tua amica ha fatto la stessa fine. Va bene, ho capito. Sei arrabbiata e lo accetto. Se sono scuse che vuoi, bene. Ti chiedo scusa, ok? Avrei dovuto starti accanto quando abbiamo perso Mari. Scuse respinte. Aspetta, dove stai andando? Non puoi andartene finché non prometti di restituire a Basil l'album di foto, ladra! Che succede? Basil? Non è quel ragazzo che Aubrey e i suoi amici stavano tormentando. Ora l'ha anche derubato, quindi. Ops. Kel, pensi di essere l'eroe in questa storia, vero? Mentre io sono la perfida bulla che terrorizza il piccolo indifeso Basil. Da che pulpito? Tu frequenti uno psicopatico che va in giro col coltello. Aubrey, non è il momento. È tardi per dirlo. Siete stati voi a venirmi a cercare. Ti ho già chiesto scusa per tutto. Se vuoi che sia una bulla, allora ti accontenterò. Fareste bene ad attaccare, o sarò io a farlo.
Oh cavolo. Ma ragazzi, cioè non ho la minima speranza. Non ho vita. Quindi le cose sono andate così. Aubrey si è sentita abbandonata dai suoi amici quando Mary è morta. Aubrey ti sputa sulle scarpe pure. Guarda i suoi vestiti. Sono del tutto fuori luogo in una chiesa. Ok, continuiamo ad attaccare, ma... che ci fai tu qui? Mi sputa sulle scarpe. Veramente meraviglioso. Non posso credere che abbia portato un'arma qui. Che cosa barbarica. Continuiamo ad attaccare. È tutto molto assurdo, ragazzi. Vabbè, niente. Kel purtroppo è andato. Ovviamente Kel, che è quello che faceva più danni. Cosa pensano di fare questi delinquenti? Siamo in un luogo di culto. Niente, continuerò ad attaccare, ma... temo che non avrò tanta possibilità, ragazzi. Qualcuno dovrebbe fermarli. Dove sono i loro genitori? Niente, raga. Sì. Ti sta bene, Kel. E ora, lasciatemi stare. Da quando suo padre è andato via, è fuori controllo. Non ha rispetto. Mi spiace per sua madre. Accidenti. Sapevo che aveva preso una brutta strada, ma mi sento lo stesso in colpa. Forse non è stata una buona idea. Sono brutte situazioni, ragazzi, brutte situazioni. A quanto pare Aubrey comunque ha perso... cioè, il padre di Aubrey perlomeno è andato via. La madre chissà. Cioè, quindi evidentemente si è ritrovata comunque sola. È per questo che magari ha reagito in certi modi. Quale sarà la casa di Aubrey, tra l'altro? Hanno detto che era vicino a casa sua, la chiesa. Chissà se è tornata a casa comunque. Non lo so, ragazzi, non so. C'è sicuramente dietro tanta roba che non sappiamo ancora. E quindi che dovremmo scoprire. È questa, eh? Immaginavo, ci sta tutta la spazzatura. Avrà buttato nel cestino. Ha buttato qualcosa nell'immondizia. Andiamo a vedere. Piano, ok, che ci finisci dentro. Cavolo, non posso credere. C'è l'album di foto di Basil. Non posso credere che l'abbia buttato via così. Per fortuna abbiamo frugato nell'immondizia. Ma guarda il lato positivo. Almeno abbiamo l'album di foto di Basil adesso. E ci abbiamo messo solo mezza giornata. Questo sì che è gioco di squadra. Ti va di darmi il 5, Robin? Sì, perché no? Riportiamolo a Basil prima che faccia buio. Sarà contentissimo di rivederlo. Va bene, riportiamolo a Basil allora. Dovrebbe essere di qua la sua casa. E infatti... Toc toc, Basil! Siamo i tuoi amici, Kel e Robin. Oh, salve, chi siete? Ciao Basil. No, aspetta, tu non sei Basil. Ah, scusatemi, mi chiamo Polly, sono la tutrice di Basil. La tutrice? Oh, ciao Kel. Chi c'è? Ciao Basil, abbiamo recuperato il tuo album di foto. Davvero? Wow, grazie. Restituito a Basil il suo album. Basil, potevi dirmi che sarebbero passati i tuoi amici? Volete unirvi a noi per cena? Tanto cucino sempre un po' troppa roba. Cena? Certo, grazie mille. Andiamo, Robin, si cena gratis. Magari potevi evitare di dirlo davanti a lei, però vabbè. Fate come se foste a casa vostra. Io vado a finire di preparare da mangiare. Wow, è da un sacco che non vengo qui. È decisamente più piante di prima. Ah, sì, mi piacciono molto. E ancora qualcuna che risale al periodo in cui venivate spesso. Wow, si vede che le curi con dedizione. Sei sempre il solito, Basil. Piante e fotografie. Oh, giusto, ora che abbiamo recuperato il tuo album possiamo guardare le foto insieme. Ah, ecco, io... non saprei. È tanto che non le sfogliamo tutti insieme, no? Dai, sarà divertente.
Certo, va bene. Perché così dubbioso? Ecco. La mia prima foto è il mio migliore amico Robin che prova il suo nuovo violino. Queste sono foto reali, ragazzi, eh? Ha ripreso a studiare per esibirsi insieme a sua sorella Mari. Che emozione. Kelle è sempre il solito, così tanti cappellini. Robin gioca un videogioco sul divano. Robin è timido, ma anche un ottimo ascoltatore. Finisco sempre per sfogarmi con lui quando mi sento stressato. A volte temo di dargli fastidio, ma non sembra che gli pesi. Siamo tornati dal parco, ma Kelle è ancora pieno di energie. Ha sfidato Hiro a braccio di ferro, ma sappiamo tutti chi vincerà. Vacci piano con lui, Hiro. Mi dispiace, Kelle andrà meglio la prossima volta. Kelle è ancora arrabbiato per aver perso braccio di ferro ieri, quindi Hiro ha deciso di dargli un bacino. Kelle sembra davvero infastidito. Ah, l'amore fraterno. Io che mostro a Robin il libro che sto leggendo. Mari l'ha scattata con la mia macchina fotografica mentre ero distratto. Dovrei fare più attenzione alle mie cose. Qui siamo tutti presi a coccolare i peluche di Robin. Ne ha così tanti e sono tutti così morbidi. Vorrei stare steso qui per sempre. Mari sta insegnandoci a fare corone di fiori. Qua c'è un ricollegamento, eh? Ecco Robin e Kelle con l'esempio di Mari. Sembra perfetta, vero? Anche se Mari sostiene il contrario. Hiro è ancora alle prese con la sua corona. Sta facendo un po' di fatica, ma c'è quasi. La sua tenacia è da ammirare. Oggi piove a catinelle. La pioggia arriva sempre all'improvviso in primavera. Aubrey mi ha chiesto di farle una foto col suo nuovo impermeabile. È rosa, il suo colore preferito. Sembra completamente un'altra persona. Aubrey non vuole Kelle sotto il suo stesso ombrello, ma lui non sembra preoccupato. Dice che il sapore della pioggia gli piace. Kelle è sempre il solito. Siamo andati da Obizi. Il negoziante gli ha fatto lasciare la giacca fuori perché sgocciolava sui fumetti. Chiedo scusa, negoziante. Di recente siamo stati impegnati con la scuola, ma oggi siamo riusciti ad andare insieme al parco. Ecco Kelle che penzola da un albero. È davvero bravo ad arrampicarsi. Vorrei essere coraggioso come lui. È il primo giorno delle vacanze estive, quindi abbiamo deciso di andare al mare. L'anguria è il cibo preferito di Aubrey. Kelle che beve un'arancia giù. Meglio non avvicinarmi per la sicurezza della macchina fotografica. Kelle ha l'abitudine di rovesciare le bevande. Abbiamo sepolto Robin nella sabbia. Ci abbiamo messo una vita, ma sembra contento. Chissà se avrà bisogno di aiuto per uscire. Gli farò compagnia fino a quel momento. Evviva, Robin compie 12 anni oggi. Anche se io, Robin, Aubrey e Kelle siamo lo stesso anno di scuola, Robin è il più giovane tra noi. È il bambino del gruppo, dobbiamo prenderci cura di lui. Che teneri. Robin con un regalo gigante da parte di Mari e Hiro. Chissà che cosa sarà. Non si capisce dalla foto, ma Mari e Hiro hanno regalato un set di costruzioni gigante a Robin. Robin sembra più interessato alla scatola, va detto. Si comporta come il nuovo gattino di Mari. Oh, miau. Che tenero. Robin non vuole lasciare la scatola, così che Kelle ha messo dentro una ciotola di cibo. Sembra che sarà la nuova casa di Robin e miau. Oggi andiamo a cacciare insetti. Qui ritratto Kelle pronto a lanciarsi sulla prossima vittima. Oh, c'è anche Robin. Sembra avere sonno. Sono andato in bagno e al mio ritorno ho trovato questa foto. Kelle dice di essersi fotografato per errore, ma non gli credo. Oggi è il primo giorno di scuola. Io, Robin, Kelle e Aubrey ci siamo alzati di buon mattino. Aubrey è così fotogenica. Arrivederci, estate. Ci vediamo tra un anno. E questa è l'ultima. Tenerezza, ragazzi. Sì. Accidenti, mancano un sacco di foto. Aubrey deve averle tenute per sé. Dovremmo recuperare anche quelle. Non pensiamoci ora. Piuttosto guardate quanto ero basso. Sono cresciuto un bel po' da quando io ero andato all'università, però. Non vedo l'ora che torni. Quest'anno sarò finalmente io il fratello più alto. Comunque sia, non preoccuparti per le foto mancanti, Basil. Io e Robin sistemeremo la faccenda. Tu pensa solo a tornare felice e sereno come sei sempre stato. Va bene, grazie, ci proverò. Pure Basil c'è qualcosa di strano, ragazzi, eh. Scusate per l'attesa, ci sto mettendo più del previsto. Non è che uno di voi ragazzi... Oh, Fe! Che cazzo è successo? Mi
mi sa che... Non so se si è impazzito il pad, ragazzi, in qualche modo, perché mi ha mandato avanti tutti i dialoghi. Vabbè, comunque Kelly è andata ad aiutare sta signora. Almeno così sembrerebbe. Vabbè, in ogni caso qua posso ovviamente salvare la partita. Quindi proviamo a parlare con Basil. Oh, ciao Robin. Non c'ha altro da dirci. Possiamo tra l'altro andare così ficcanasando in giro per casa? E qua? Chi è? La nonna di Basil respira regolarmente. Era nonna. Caspita. Quanto pare non sta molto bene. Mi dispiace. Comunque ci sono fiori dappertutto, ragazzi. Allora, guardarmi allo specchio adesso potrebbe essere un po' traumatico, sinceramente. Questa è la camera di Basil. Tutta impolverata. Beh, non la userà più, ovviamente. Va bene. Ok, allora, vediamo cosa hanno da dire. Per la cena di stasera faremo zuppa di pollo e verdure. Che ne dici? Che buona. Zuppa e verdure, saporito e sano, direi. Dici davvero? Temevo che ti avrei deluso. Mi dicono sempre con gusto un po' banali. Non preoccuparti di quello che pensano gli altri. Tutto il cibo è buono per me. Mangio tutto quello che mi metti davanti. La cena sarà pronta a breve. Fate come se foste a casa vostra. Beh, in effetti l'ho già fatto. Sono andata in giro per le camere come se non fossero cavoli miei. Apriamo il frigo anche. Carote, funghi e tofu. Davvero molto interessante. Una scarpiera. Fiori, fiori. Ma Basil ci può dire altro? Mi fa piacere rivederti dopo tanto tempo. Perché mi fissi così? Robin, va tutto bene? Ma si sta agitando, perché? Cioè Basil è fin troppo strano, ragazzi. Veramente, fin troppo strano. Questo cos'è? Una Pectailis radiata bianca. Nel linguaggio dei fiori simboleggia la frase: i miei pensieri ti seguiranno in sogno. Che bella. Ok, pensavo significasse qualcos'altro. Oh, ciao Basil. Oh Robin, non mi aspettavo di trovarti qui. Come stai Robin? Va tutto bene? Capisco, non importa allora. La nonna non può sentirci, sai. Di recente non è stata molto bene. Sono già passati 4 anni, eh. Ma Robin non parla. Sono contento di averti rivisto, anche se solo per un po'. Ecco, prendi il mio album. Voglio che lo tenga tu. Lo affido a te, va bene? Ho la sensazione che sarà più utile a te che a me. Ok, ci dà il suo album. Sono successe tante cose da quando abbiamo scattato queste foto. A volte mi chiedo se sia stato tutto un incubo. Dopo tanto tempo i miei ricordi sono un po' confusi, ma ho come l'impressione di aver fotografato proprio ciò che più temevo di perdere. Sfogliando l'album puoi rivedere quei tempi migliori e forse un giorno le cose torneranno come prima. Robin, Basil, la cena è pronta! Sì, arriviamo! Tutto ombroso, tutto strano, ragazzi. Non so, sono davvero molto stranita da tutto ciò. Certo, sediamoci, ci mancherebbe pure. Che famo, non mangiamo. Siamo qua. È tutto buonissimo, sei una cuoca fantastica, Polly. Su, via, non è nulla, ho solo seguito le ricette della nonna. Grazie per l'aiuto, Kel. Gnam, gnam. Come ti dicevo prima, Polly, domani mio fratello maggiore, Hiro, tornerà finalmente dall'università. Mia mamma sta impazzendo a sistemare la casa e ogni dettaglio. Non voglio avvicinarmi a quel casino. Però non vedo l'ora di incontrarlo. Ogni volta che torna per prima cosa vediamo chi è più alto. Questo è l'anno in cui io lo supererò in altezza. Me lo sento. Tuo fratello sembrate andare d'accordo. Mi fa piacere. La famiglia è importante. Ah, ehi! Che ci fai con l'album di foto di Basil, Robin? Che ce l'ho stampato in fronte? Come ha fatto a sapere che ce l'ho io? Oh, io l'ho dato a lui, ho pensato che fosse giusto così. Wow, davvero? Che bel gesto, ha senso. Soprattutto ora che Robin sta per trasferirsi. Cosa? Robin si... trasferisce?
Già, pensavo di averlo detto. Devo averlo dimenticato. Si trasferisce tra 3 giorni, mi pare. Scusami, pensavo che lo sapessi già. Oh, no, deve essermi sfuggito. Scusate, le espressioni di Basil comunque, ragazzi, sono inquietantissime. Ecco, potreste scusarmi un momento, io devo andare in bagno. Ma che cazzo succede? Ma che gli è preso? Beh, è così che va in fondo, quando ti scappa, ti scappa. Io non credo che gli scappi, io credo che stia per succedere qualcosa di brutto. Andiamo a vedere. Oh mio Dio, andrà tutto bene. Oddio, che c'è, Basil? Oh, sei tu, Robin, sei qui, ne sono così felice. Anche tu riesci a vederlo, vero? Qualcosa dietro di te. No, ti prego, Basil. Robin, perché? Perché sembri così spaventato? Ora va tutto bene, vero? E? Oddio! Oddio, ragazzi! Ma che è sto coso? Robin, perché sembri così spaventato? Lo so, ma posso farci qualcosa? O devo andare via? Aspetta, ti prego, Robin, non lasciarmi. Non un'altra volta. Ma perché l'abbiamo lasciato da solo? Perché? Robin, ma perché lo fai? Ma perché? Perché mi costringono ad andare via? Perché? Ehi, Robin, forse è meglio se torniamo a casa. Il mio coprifuoco è passato da un pezzo. Andiamo, dai. Polly, se ti serve qualcosa, ecco il mio indirizzo. Abito a 2 passi. Grazie, Kel, sei un tesoro. Figurati, non è nulla. Scusa, salutami Basil. Io... Basil, ehi, Basil! Oh, poverino, è sempre stato debole di stomaco. Spero che si senta meglio presto. Niente, non ci fanno entrare, ragazzi. Io vorrei solo capire. Poi, tra l'altro, lui ha detto non andare via, non un'altra volta. Si è sentito pure lui abbandonato. Evidentemente, tutto così terribile, ragazzi. Cioè, la situazione di Basil sembra molto molto inquietante. Terribilmente inquietante. Comunque, ci siamo, Kel. Ho capito, ma... Cioè, pure tu devi tornare a casa, eh? Pure io, infatti. Ehi, Robin, grazie per aver passato la giornata con me. Mi dispiace per i casini. Niente male come avventura, eh? Si vede che non parli con qualcuno da parecchio. Ma non è un problema, basta un po' di esercizio. Comunque sia, Hiro sarà qui in città domani e vorrà sicuramente salutarti prima che tu vada via. Quindi se non ti dispiace ripasserò da te anche domattina. Buonanotte, Robin. Sogni d'oro. No, io non ci voglio tornare qua da sola. No. No. Oddio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio! Sono ragni, no, 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 raga, io non c'ho... No! Oddio, no, 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 raga, no, no! No, 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 non abbiamo... No, 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 non abbiamo capito proprio un cazzo. Io... No, io non c'è... No, 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 regà, no, no, no. Se vogliamo che io mi senta male... No, non ce la posso fare. Oh mio Dio, cosa cazzo è sto coso? No, io non ce la posso fare. Oddio, oddio... No, no, è pieno di zappa... No, 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 regà. No,
Io non posso guardare. No. No, 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 regà. Io penso... No, io penso mi sarei sentita male. Oddio, che era. Oddio, no. Oddio, oddio, no. Oddio, le zampe. Oddio, si avvicinano. Ah! Oddio, no. 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 Oddio. Oddio. Oddio, sono dovunque. No! No, non mi tocca. Non mi tocca. Non ce la posso fa. Non ce la posso fa. Oddio. Oddio, no, regà. Oddio, vi prego. Io non ce la faccio. Mi sento male. Mi sento male. Ste zampe. Ste zampe. Ste cose che so... No, ti prego. Oddio, ti prego. Quanto è lunga sta scala. Ah! Non mi toccate. Quanto è lunga sta scala maledetta. Oddio, sei tu. Ma se posso sapere che è sto coso? Chi è? È Mari? Mari? No, raga, io... No! No! Oh! Oddio, no, raga! Oddio, no, raga! Io non ce la posso fa. No. Questo è chiedere troppo. Io non ce la posso fare. No, non ce la posso fare. Io non so manco se posso attaccarlo sto coso. Ma non ha effetto, ovviamente. Quindi mi sa che mi tocca calmarmi di nuovo in qualche modo. Non so quanto possa essere utile fare sta cosa, ma... Aia. Ci siamo già arenati, Robin? Ma la, tra l'altro sopra, ragazzi, è la stessa faccia di quel primo qualcosa che avevamo affrontato, se ci ricordiamo. Oddio. Io non so se è la cosa giusta continuare a calmarmi, anche perché attaccarlo comunque non ha effetto su di lui. Oddio, che schifo. Oddio, non ce la posso fare, raga. Non ce la posso fare. Sono successe un sacco di cose. Devi ignorare le cose futili e capire ciò che è importante. I tuoi pensieri si schiariscono e ricordi come concentrarti. Ok, proviamo a concentrarci perché sembrerebbe essere questo il suggerimento. Tra l'altro perché... Che schifo. Così improvvisamente sta cosa di stiragni dappertutto, ma perché? Allora ragazzi, io direi... che per oggi possiamo fermarci qui. I toni comunque, almeno per adesso, ragazzi, sembrerebbero appunto stare cambiando. Stanno assumendo caratteristiche un pochettino più serie, più oscure. Stanno cominciando a farci capire che probabilmente il mondo che abbiamo visto all'inizio è un mondo che si costruisce Omori, un mondo onirico in cui lui e i suoi amici sono ancora amici. Ma purtroppo nella realtà dei fatti la sorella di Omori è morta. E sembrerebbe che da allora tutta questa grande amicizia, ragazzi, si sia sgretolata a causa di vari eventi e varie problematiche che tutti quanti loro hanno avuto. E quindi molto probabilmente verremo a scoprire queste varie problematiche. Sono curiosa, ma allo stesso tempo, ragazzi, sono molto inquietata, veramente angosciata, direi, specialmente da Basil, perché Basil fino ad ora è quello che mi ha inquietato di più, ragazzi, in assoluto. E poi ci sono questi momenti, direi, veramente fatti molto bene, perché creano angoscia, sono veramente inquietanti. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. E un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!